階段で詰め浮かぶ明日はどっちだったって。おはようございます。Sono Vanario 87 e vi do il benvenuto in questo nuovo video. Oggi torniamo alla Make It Shine e soprattutto, come potete vedere, siamo già sul set del nuovo spot di Tae, che era Le creature della foresta di Mauen. Ora, mi sembra un programma da bambini, tipo qua, a che fare con i vuotomostri, almeno vedendo i tappetini qui. Ora, off camera, è successo poco nulla, più che altro è che Kazuto è arrivato al livello 7 di pittura. Haru e Natsume hanno cercato di flirticchiare un pochino tra loro, ma sono stati imbarazzati a dir poco. Mentre quando Tae ha flirtato con Kazuto, lui c'è stato subito. E anche quando lui ha mandato un bacio a lei, c'è stato subito. Cioè, questi due, fatti pettinare e truccare. Questi due non me la contano giusta. Ed è anche il giorno della... lo guardo qui. Ecco, la prima stagionale televisiva, quindi sì, quello è il meno, gliela farò fare. E poi non so perché venerdì e sabato, vetrina dei talenti, tutte e due. Allora, la truccatrice pelata... Perché credo di aver tolto quella pettinatura alla fine. E infatti anche la vestitrice pelata, la sorella vestitrice pelata, dov'è? Comunque qui dietro. No, è vero, per sbaglio mi era arrivata, Natsume è andata al lavoro, porca miseria. Perché giusto proprio qua, nel momento in cui mi è arrivata la notifica che mi do se volevo unirmi a Tae per lo spot, è anche arrivato il lavoro di Natsume, porca miseria, io me lo sono perso. Non sono riuscita a fargli dire di lavorare da casa. Ma curiosa di vedere come verrà toccata la nostra Tae per la foresta di Mauen. Carina. Sorriso a 52 miliardi di denti, carina, ma ammetto che mi piace di più il suo colore naturale, non ce la faccio. Ah, giusto, pubblica la storia su Simstagram. Ora ecco, aggiungi la storia su Simstagram. Ok, ce la faccio, ce l'ho. Devo cambiare colore, ovviamente. Viola, sì, viola non è indaco purtroppo, ma viola è. Metti il tuo costume, esercita nella rete. No, no. È il costume del vuoto mostro. Ma non è giusto. Vabbè, non importa, chi se ne frega. Ora. No, le becco tutte. Pubblica la storia su Simstagram. Brava, fatti il selfie. Oggi nuovo spot, mi vesto da vuoto mostro. Infatti era quella che volevo fare, questo. No, non era questo. Esercitati. La migliore immagine di sempre, non vediamo l'ora di vedere la prossima. Tae ha guadagnato 12 follower e ora ne ha in tutto 24. Complimenti. Habari Griffex. Ero convinta che questo costume andava per il ballo dei vuoto mostri, la cos'era, non mi ricordo più lo spot. No, anche qua. Allora, chiedi alla costumista dov'è. Eccola, chiedi dalla giornata alla costumista pelata. La vestitrice, ok. Certo che chiedere la giornata con un costume del genere, vabbè. Allora,
fai jogging fino a qui. Ora, il regista immagino che sia il rosso. Regista Fabio Mancini, esatto. Adunda, Walakoi. No. Corsia Tabar. Ricevi appunti. Namsapona. Newcom Galang. Simse Chorib. Yambala. Ezib. Non sei neanche tanto brutto, ma no, mi dispiace, non fai per noi. Chi? Ho visto un gemello di tale. Yusef, scusatemi, è come, fermi, Yusef Gomari, il possibile fidanzato di Debbie Pond, oh mio Dio, oh mio Dio. Oh mio Dio, se soltanto si potesse vedere sotto il costume. No, devo farla più da vicino. Ok, Debbie, questa era tutta per te. Se tu sapessi il tuo fidanzato che cosa sta facendo, lo lasceresti. Anche prima di andare sull'altare. Ok, ora. Ma come riceve? Ah sì, ok, di un regista che è disponibile a girare. Tanto non vedrà il tuo spessore sotto questo bellissimo costume. Una scena di ballo e una scena di canto. Ok, quindi questa è? Di ballo rischioso e di canto? Di canto. Poi? Cos'è? Le bollicine. Ia-ua, ia-ua. Beh, dai, su. Il ballo ce l'ha, no. Di una chitarra. No, prima cantiamo. E poi sì, suoniamo. Angi nubu nubu. Scusate, devo farlo. Oopla hoopal Kimaloo Amu Yibzi Bleffy Himboy Katarina. Di nuovo. No, prima diamoci la chitarrata. Suono. Che poi io voglio sapere come fa a suonare la chitarra con le mani imbabucate dentro questo costume. Ballo 1 e vabbè, non importa, lo sanno loro perché ballo 1. Prima il ballo 2, poi il ballo 1. Ok, scusatemi per le 3000 foto, ma è adorabile sta cosa. È uguale di prima, non mi piace. Pensavo che comunque c'era anche Yusef. Cioè, cosa ci fa lui qui a esercitarsi per cosa? Presentazione amichevole, dai. Presentati al tuo gemello di costume. Che cazzo? Ah no, era un piccione. Ayaka Okada. Su, prima che mi scada il tempo. Su, su! Bravo, su. Oh my god. Allora.
Ok, Tai ha finito tutte le scene, ha guadagnato 1250 simoleon e fama, quindi ritorniamo a casa da lei. Bene, siamo tornati. Bene, è tornata anche la sua stellina, finalmente, poverina, perché sennò dov'è? Dov'è? Ah, ecco, infatti. E le avevo preso anche un punto di fama, che era, oh cavolo, collaborazione, no, crea una rete di contatti visibile, osservata, forse sì, avevo preso visibile, però vediamo ora. Vabbè, mangia. Sì. Vabbè, prima ripara sto coso. Che ha mollato la colazione qui? Tanto fame non ne hai tanta, quindi mangi, ma guardandoti la prima, il colore pesca, il nuovo arancione, vabbè, contenti voi. Ok, sì, però asciuga, sennò a forza di lasciare bagnato ci nascono i funghi in casa. E abbiamo 5677 simoleon da sfruttare per casa, quindi mi sa che tra un po' è ora di creare 4 camere da letto. Peccato, non mi dispiaceva lasciare, o almeno aggiungere qualcosa alle camere, questo sì. Ah, poi era 94%, brava, ma no, oh, prima o poi ci arrivo, oh, ecco qui, controlla le audizioni aperte. Ma che? Troppe mail, ah ok, il produttore di Haru ha iniziato a inviare decine di mail urgenti al giorno, mamma mia. È difficile combinare se ci sono tutte queste piccole emergenze da gestire. Caro, fai finta di nulla. Haru, può ignorare l'email e cercare una soluzione di ampio respiro che risolva tutti i problemi del produttore? Ora, temo che questo produttore sia tipo un capo, quindi soluzione globale. Allora, aumento del rendimento, va bene. Ci vuole del tempo e Haru deve accontentare il suo lavoro, ma finalmente il produttore accantonare, pardon, scusatemi, il suo lavoro e il produttore, ma finalmente il produttore ha ciò di cui ha bisogno. Il giorno dopo, in riunione, il produttore tesse le lodi di Haru per il suo impegno e la sua volontà. Bravo, tesorino mio. Tu sei sfatto, ora vorrei solo mostrarvi questo bellissimo visino con le occhiaie, perché sì, come ho già detto, ho installato la Slice of Life e infatti si nota, poverino, mi sta a schiattare di tutto. Allora, vieni, ops, ho sbagliato, no. Mangiati le uova. E poi subito a dormire. Vuoto ballo. Ferramenta Vadislaus. Crescere come un crample bottom. Allora. Ah, ecco questo che volevo fare. Vuoto ballo. Ora. Ferramenta. Forse l'ho già fatto. E crescere come un crample bottom. Allora. Rende di più. Livello 3 di manualità, livello 2 di manualità. Vuoto ballo.
Non mi ricordo la manualità a quanto siamo. Allora. Credo a tipo 0. Appunto, tipo 1. Forma fisica tipo 3. Venerdì e l'ingaggio... Allora. Va bene. Visto che manca... Anzi, andiamo per ordine. So che è poco, però... Vuoto ballo. Livello 2 di forma fisica, è 3, quindi... Anzi, dato che sei qui... prendi... il nonnino e ti vai a fare jogging. Ora Aro è stato promosso a responsabile di progetto, guadagnerà 10 simole in più all'ora per un totale di 73, bravo tesoro mio, e anche guadagnato il seguente bonus 760 e l'abbracciatore aggiornato. Che caspita è? Tu allora siedi e prova anche tu a guardare il canale, tu... No. Non inizio... Dai, resisti un pochino. Cucina cibo per animali, poi dopo ti mando a... anche tu a fare la ninna. L'unica è... No, niente, non ce la fa. Gnafo. Va bene, è andata a dormire. Qui. Di nuovo, questi cacchio di... api sono sempre piene di acari. Alzati un attimo. Le hai volute le api? E te so cammina. E che cavolo. Bene, ho ottenuto un giorno di vacanza ed è... Mamma mia. Oh. Sa, applicagliela tu, tanto ho capito che lui... Che Haru non ce la fa, poverino. Allora, tu dovevi... discutere di amiti o di moda. Guarda. Guarda anche tu l'anteprima... Una promozione, sì, non dovrebbe essere, vicino. Finalmente qua è cresciuto tutto e possiamo andare a raccogliere per ricevere, soldi. Però se ti siedi... tu anche un attimo. Come sono? Irritate. Beh, non è mica colpa nostra. Oh, ciao. No. Ciao Pupino. Ciao Kachan. No, tatti buono. Non sbroccare. Ah, Miyuki. Anche la mamma Miyuki. Sì, no. Non rompete, anzi. Se ci sono, gioco una partita online con, appunto, Papino, Vlad, Mamina. E teniamoci buona sempre la Kyla Fleming. Dove? E che,
tu mi molli Endeavor. Izuku. Izuku si sta chiedendo se vogliamo andare a far visita a casa sua. E magari la prossima volta, eh? Adesso no. E anche usa. Sì, infatti, sapevo che succedeva qui. Fai il bagno. Ora, tu... Oh, bene. Poi però, sì. Ma... So-so. E usa lo sciacquone. Ora, se poi ti degni di venire qui ad ascoltare cosa ha da dire Natsume, non sarebbe male, così lei riceve la promozione. Ora, mentre le due ragazze sono le uniche vere donne contro le contro balls, come si suol dire, direi che per questo episodio possiamo fermarci qui. Dov'è Endorme? Ma perché? C'avete due cuscini? Perché dormite per terra? Vabbè, non importa. E qualcuno l'ha smollata lì. Bene. Tanto, basta che non sia in casa come ha fatto l'altra volta All Might. Poi per me possono fare cosa vogliono. Quindi bene. Sì, direi che possiamo davvero concludere qua l'episodio. Quindi se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate, e soprattutto follow me now. Bellissimo vedere Natsume sbroccare. Ma poi capita a tutti di perdere una partita. Se succede, e purtroppo appena capitato a Natsume. Bene. Pure sbrocca. Ma come? C'è la barra quasi piena, è diventata verde ed è rossa? Guarda, vatti a fare una doccia. No. Vatti a fare il bagno con... No. Va bene, vatti a fare il bagno con la schiuma, così ti rilassi 2 minuti. Perché qui... Statti buona. Perché qua sennò sbrocca di brutto e tu va a dormire. E io vorrei sapere perché la barra, se è piena, è diventata... Bah, è rossa. Va bene, quindi stavo dicendo che se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate, ma soprattutto follow me now, yeah. Ci rivediamo al prossimo episodio. Konnichiwa.